di conseguenza in contrasto con quanto dichiarato nelle querele, in cui invece in un primo momento sembrava emergere una condotta di aggressioni unilaterali nei confronti della fazione numero 2. E a monte di questo ci sarebbe le dichiarazioni di Stalavra, che ha detto che c'erano stati, poco prima c'era stato qualche episodio, qualche screzio di minaccia, eccetera. Ma di fatto quello che è successo è avvenuto all'interno dell'abitazione della villetta della Spinelli, e a casa, quindi sono stati loro che sono andati a trovarli. Erano a casa loro in via Sabino a Lanciano quella sera quando dapprima si sono visti minacciati e poi sono stati aggrediti. Sono i componenti della famiglia di Gaetano Guarnieri, la cosiddetta fazione 2, a parlare dal GIP nel corso dell'interrogatorio relativo agli arresti eseguiti per la rissa aggravata del 26 giugno scorso. A riferire la loro versione è il legale di fiducia Gaetano Pedullà. La fazione, cosiddetta fazione 2, hanno dato la loro versione, che chiaramente tende a ricostruire un'aggressione da parte della fazione numero 1, e quindi abbiamo appunto abbiamo risposto alle domande, precisando appunto come si sarebbero verificati i fatti, e ci riserviamo poi di avanzare istanze sulle misure cautelari, nel senso di un affievolimento delle misure disposte, che sono arresti domiciliari e obbligo di firma. Presidente si è riservato poi all'esito di decidere. Non l'abbiamo chiesto per dare tempo appunto all'ufficio di poter ricostruire le vicende, anche all'esito della trascrizione delle dichiarazioni odierne. Lo presenteremo nei prossimi giorni. Al centro dell'attenzione c'è comunque questo alloggio popolare. Si pare che questa sia stata la causa scatenante di questa situazione, che peraltro è conflittuale da diversi anni, e purtroppo questo è stato probabilmente il pretesto di questa vicenda.